Il panorama del Covid è in continua evoluzione diciamo così, dal dicembre 2019 e continua ad essere in evoluzione. Oggi stiamo passando in due fasi importanti, da quella che abbiamo chiamato pandemia a quella che stiamo chiamando endemia. Dov'è la differenza? La pandemia è stato quello che abbiamo vissuto e non c'è bisogno di spiegarlo. L'endemia è la presenza continua di un virus all'interno del sistema umano, quindi nel mondo, che non necessariamente produce i danni, anzi, di solito non produce i danni che ha prodotto la pandemia. È una fase di passaggio, quindi noi dobbiamo studiare, dobbiamo analizzare, dobbiamo capire. Il virus continua ad evolvere, continua a cambiare. Ecco, il nostro lavoro deve essere quello di una grande attenzione continua, senza preoccupazione. Omicron ha ucciso tutte le varianti precedenti, quelle pericolose, e adesso continua ad evolvere e ha prodotto queste nuove varianti. Tra le tante, quelle che chiamiamo Eris e Pirola, con un accento ancora non ben definito se sulla I o sulla O, però attenzione, ce ne sono tante altre che continuano a circolare. La sorveglianza fatta in Italia proprio pochi giorni fa continua a dimostrare che non c'è più una variante sola come accadeva nel passato, ma ce ne sono tante. Perché? Perché il virus si è adattato all'uomo e adattandosi all'uomo sta selezionando il ceppo più replicante, più infettivo, più contagioso, ma non necessariamente il più pericoloso. Eris replica moltissimo, è variato rispetto ai ceppi originari, infetta tantissimo e quindi sta diventando dominante un pochettino in tutto il mondo e Pirola non c'è ancora in Italia. Non si sa se è un ceppo che arriverà e se sarà grave. Ricordiamoci un dettaglio. Ceppi altamente, come si dice in termini tecnici, immune escape, cioè che sfuggono dal sistema immunitario, non necessariamente sono ceppi che replicano bene. Di norma, e questo vale anche per Eris, da sintomatologie che potremmo definire parzialmente aspecifiche. Noi abbiamo il raffreddore, abbiamo la laringite con perdita di voce, abbiamo a volte anche febbre molto alta, può arrivare anche a 40, come se fosse una influenza pesante. Abbiamo segni di stanchezza, può prendere il sistema gastrointestinale con diarrea anche profusa. Chiaramente i casi sono in aumento, però attenzione. Sono in aumento anche perché abbiamo ripreso a fare tamponi che non abbiamo fatto durante l'estate, quindi non dimentichiamoci mai che l'aumento dei casi probabilmente è reale, ma è anche sovrastimato dal fatto che abbiamo ripreso a fare tamponi soprattutto per le persone fragili. Quindi il virus, come dicevo, circola, infetta, può dare patologie, dobbiamo proteggerci? Ma io direi sicuramente di sì, perché non possiamo non proteggerci. La domanda è proteggerci in che maniera? Ora, riprendere una abitudine, come dire, obbligatoria a distanziamento e mascherine, forse da un punto di vista clinico non è giustificato perché oggi questo virus ha una mortalità molto molto contenuta. Però, considerando le persone fragili, considerando le persone che hanno difficoltà a combattere questo virus, ecco, cautela ci vuole. Da qui a chiudere le scuole, secondo me ce ne vuole ancora. È chiaro che quando parliamo di protezioni, la prima cosa a cui pensiamo è il vaccino. Il vaccino che ha cambiato veramente la storia di questa malattia, salvando la vita di milioni e milioni di persone. Oggi il vaccino, il nuovo vaccino, che comprende anche un sistema di protezione per le nuove varianti, è arrivato in Italia, sarà disponibile da ottobre ed è fortemente raccomandato per tutti coloro che sono fragili. Le persone che hanno altre patologie, tumori, diabete, cardiopatie, eccetera, le donne in gravidanza, tutte le persone oltre i 60 anni con una priorità assoluta per quelli che sono più di 80 anni, gli operatori sanitari, insomma, tutti coloro che possono avere danni dal virus e che possono, trasmettere il virus a persone fragili. È una, come detto, una vaccinazione fortemente raccomandata e altamente auspicabile che i fragili si vaccinino.